Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 2 marzo, noi ricordiamo Sant'Agnese di Boemia. Ascoltiamo. Agnese nasce a Praga nel 1211 dai sovrani della Boemia. Sin da piccola fu soggetta a progetti di fidanzamento. A 3 anni venne accolta nel monastero cistercense di Trzebnica, dove le vennero impartiti i primi elementi della fede cristiana. E 3 anni dopo tornò a Praga, dove continuò a studiare con le monache premonstratensi. Promessa sposa di Enrico VII, figlio di Federico Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna, ma, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per consacrarsi a Dio. Intanto le vennero offerte numerose proposte di matrimonio. Agnese allora chiese la protezione al Papa Gregorio IX, che, riconoscendo il suo voto di castità, le diede la possibilità di consacrarsi liberamente senza i sotterfugi che il mondo secolare imponeva. Frequentando i frati minori, conobbe la vita spirituale di Chiara d'Assisi, della quale rimase affascinata, e ne seguì l'esempio. Utilizzando i propri beni, Agnese fondò nel 1234 il monastero di San Francesco per le sorelle povere o diamanite, dove entrò lei stessa, professando i voti di castità, povertà e obbedienza, e si adoperò per ottenere l'approvazione di una nuova regola che ricevette e professò. Agnese divenne badessa del monastero, ufficio che conservò per tutta la vita, esercitandolo con umiltà e carità, con saggezza e zelo. Collaborò con i papi del suo tempo, pregava per la pace nella sua patria, che continuava ad amare e per la quale promuoveva la fedeltà alla religione cattolica. Il fervore con cui adorava i misteri dell'Eucarestia e della Croce del Signore, la devozione filiale alla Madonna contemplata nel mistero dell'Annunciazione e l'amore per il prossimo caratterizzarono la sua esistenza. Morì nel suo monastero il 2 marzo del 1282. Numerosi miracoli furono attribuiti alla principessa badessa, che venne beatificata da Pio IX il 28 novembre del 1874. E canonizzata da Giovanni Paolo II il 12 novembre del 1988 nella Basilica Vaticana. Agnese, figlia del re Ottocaro I di Boemia e di Costanza d'Ungheria, quindi una nobildonna di una nobiltà veramente elevata, una principessa. Quante ragazze sognano di poter essere delle principesse, tante favole hanno per protagoniste delle principesse. E lei aveva anche il destino, quindi, di una principessa, che era quasi sicuramente quello di poter sposare un re, più di poter sposare un re, di dovere sposare un re, perché le donne, soprattutto quelle della nobiltà, erano considerate anche una sorta di maniera di poter fare dei legami tra i vari regni. Allora, se tu sposavi una principessa, si creava una sorta di relazione tra due nazioni differenti che avrebbe potuto portare più prestigio e anche più sicurezza dal punto di vista militare. Allora ad Agnese vengono fatte tante tante proposte, per esempio da Enrico VII, Enrico III e anche da Federico II per ben 2 volte. Pensate un po', per poter sfuggire, visto che lei aveva tutt'altro in mente, per poter sfuggire a queste proposte di matrimonio allettantissime, forse per qualsiasi altra donna o per qualsiasi altro regnante, addirittura è dovuto intervenire il Papa, perché lei sapeva che aveva desiderio di sposare un re, il destino di sposare un re, ma era un re celeste. Nel suo cuore c'era già il suo amore per Cristo, il suo fidanzamento con Cristo in atto, e quindi ha fatto di tutto per poter realizzare questa sua vocazione. Abbiamo di lei delle bellissime lettere che Santa Chiara le scrive, aveva questa amicizia epistolare con Chiara, non si sono mai incontrate però in vita, eppure tra loro c'era un'amicizia e un ascolto grandissimo reciproco. Ascoltiamo le parole che Chiara le scrive. Vedi che egli per te, si parla di Cristo,
si è fatto oggetto di disprezzo, e segui il suo esempio, rendendoti per amor suo spregevole in questo mondo. Mira, o nobilissima regina, lo sposo tuo, il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso in tutto il corpo, ripetutamente flagellato e morente perfino tra i più struggenti dolori sulla croce. Medita e contempla e brama di imitarlo. Se con lui soffrirai, con lui regnerai. Se con lui piangerai, con lui godrai. Se in compagnia di lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai con lui le celesti dimore nello splendore dei santi. E il tuo nome sarà scritto nel libro della vita e diverrà famoso tra gli uomini. Perciò possederai per tutta l'eternità e per tutti i secoli la gloria del regno celeste, in luogo degli onori terreni così caduchi. Parteciperai dei beni eterni, invece che dei beni perituri, e vivrai per tutti i secoli. Allora ci affidiamo a Sant'Agnese perché anche noi abbiamo questo destino di bellezza, principi e principesse con Cristo nel Regno dei Cieli. Sant'Agnese, prega per noi.